Ciao a tutti, eccoci di nuovo qua su Disinfluencer. Oggi parliamo di un argomento che... Allora, alcuni di voi su Instagram lo hanno già visto. No, non è per il bruxismo, non è per chi digrigna i denti di notte. No! Ma perché io poi l'ho comprato sto coso? Vabbè. Questo arnese, preso su Wish, avrebbe l'utilità di essere indossato per eliminare il doppiamento. La papagorgia, lo dice la Trecani, quindi è italiano. Si deve posizionare così, ci si mette le orecchie nel mezzo. Cosa mi tocca fare? Senza uno specchio non è facile. Si vede? Ok, ci siamo qua, quasi. È facilissimo da mettere, è facilissimo. Troppo stretto questo, lo so. Oh, strozzo, altro che papagorgia. Ah, il doppiamento lo elimina perché fai una fatica per metterlo che non ce ne parli, non ne parliamo neanche. Comunque, a parte che c'ho la faccia che è tutta schiacciata, questo coso qua ti sostiene il doppiamento, oltre che non riuscire a deglutire. Tu vai a dormire con questo coso qua indosso, vacci se riesci a dormire. Ma soprattutto al mattino, quando ti svegli, sei tutto sudato qua attorno. Papagorgia e o doppiamento, chiamatelo come volete, rimane lì. Quindi non funziona per il doppiamento, non so se funziona per chi digrigna i denti di notte, me lo toglio. Dovrei avere già i segni, ce li hai i segni? Se non ce li ho, dovrei averli. Per quanto mi riguarda, annullamento papagorgia, decisamente bocciato. Disinfluencer.it, il canale che ti dice sempre la verità, anche a te.